il messaggio è quello che ancora non è finita. Sì, non è finita. C'è amarezza perché anche oggi abbiamo fatto una gran partita. Sotto tutti gli aspetti, secondo me, una delle migliori. Purtroppo è andata così perché abbiamo sbagliato tanto. Loro sono stati bravi e cinici. Purtroppo abbiamo fatto un errore, ma ci sta. La colpa è mia, non è del portiere, ci sta. Però lui deve imparare a scegliere. Io gli dico che il portiere è un valore aggiunto per tutti. Ci sta che fa questo errore, lo vediamo in Serie A, figuriamoci se non può sbagliare un ragazzo di appena 18 anni. E dispiace però, perché poi una partita del genere ci può condizionare appunto l'accesso ai play-off, e quello dispiace. Mister, anche gli episodi, insomma, non proprio a favore, possiamo dirlo questa volta. Il rigore era veramente clamoroso. Sì, ma io oggi che vi parlo di quest'arbitro e vi dico che c'è il rigore, di che parliamo? Cioè, non è la prima volta, non sarà l'ultima, come sbagliamo noi, credo, mi auguro. Che hanno dei limiti, anche loro sbagliano, però oggi è stato imbarazzante. Quante possibilità, probabilità vi date di accesso ai playoff? Perché dovete vincere e la Samp deve perdere, perché a pari punti passano loro. Sì, dobbiamo vincere, la Samp può anche pareggiare. Però a pari punti gli scontri diretti sono... C'è un punto più di noi? Sì. Se pareggia va? Sì, in realtà sì, hai ragione. Bisogna vincere, ok? Sì, bisogna vincere. E sperare. Fino ad oggi era tutto in mano nostra, fino ad oggi era un cammino che era dall'inizio del campionato quasi era sempre in mano nostra, però io a questi ragazzi li posso solo ringraziare oggi, domani e dopodomani per quello che hanno fatto, perché arrivare a oggi che è, 9 maggio, di aver vinto la Supercoppa, aver vinto la quarta Coppa Italia di seguito, lottare ancora così dopo 3 giorni di una finale, avere questo spirito, io li posso solamente ringraziare, vanno ringraziati perché hanno fatto qualcosa di straordinario. Poi se arriviamo al playoff sarebbe un qualcosa di strabiliante, altrimenti rimane qualcosa di meraviglioso. Mister, sul gol che abbiamo subito del 2-1, c'era un piede a martello, insomma, Fucci? Sì, ci poteva stare, ma penso che sia stato l'errore minimo dell'arbitro di questa partita. Ci poteva stare, però magari ha visto un contatto di gioco normale, eccetera, ma c'è un rigore su Capasso, sì, imbarazzante, c'è un rigore su Amatucci, imbarazzante, che ci aveva dato sicuramente la possibilità di pareggiare una partita che meritavamo di pareggiare, e invece andiamo a casa con una sconfitta e si brucia, nonostante tutto quello che abbiamo fatto siamo dispiaciuti. Mister, appunto avevamo sottolineato questi episodi che spesso durante la stagione ci sono stati contro, non abbiamo avuto, vabbè, il calcio un po' dà, un po' toglie, però non abbiamo avuto neanche quel pizzichino di fortuna, perché prima del loro gol noi potevamo già raddoppiare in 3 o 4 occasioni, e come giustamente ha detto lei, questi ragazzi li dobbiamo solo elogiare e ringraziare, perché avete fatto un campionato straordinario. Io ho scritto una primavera nella leggenda, insomma, ecco, un pochino così poetico come situazione, però una stagione esaltante, ci avete veramente portato a dei risultati straordinari. Sì, esaltante, una stagione anche al di sopra di tanto delle aspettative iniziali di tutti, quindi va dato merito ai ragazzi, al lavoro che hanno fatto, a quanto sono migliorati. Noi se andiamo ai playoff e giocavamo per vincere il campionato, e vincendo il campionato avremmo vinto tutto quello che c'era da vincere. Ci piace, eh? Giochiamo, entriamo e ci alleniamo per questo, però non è neanche così facile, eh? Quindi prendiamoci di buono quello che hanno fatto, consapevoli che adesso andiamo a giocare a Roma, a cercare di fare una partita importante come sempre abbiamo fatto, magari speriamo in un risultato così dalla Sampdoria, e chissà, magari ci vedremo ancora. Come stanno gli infortunati? Abbiamo visto in tribuna sia Agostinelli che Gentile, poi fuori, vabbè, Bianco ormai lo sappiamo, è lo stesso Andano. Sono tanti. Giocare ogni 3 giorni senza comunque sia avere giocatori a disposizione per ragazzi così giovani che con il Covid, la Supercoppa, la Coppa Italia, il campionato, non è facile. Io ero preoccupato più dello spirito magari di oggi, perché sai, dopo aver fatto quello che hanno fatto mercoledì, ragazzi normali si possono adagiare, no? Invece lo spirito oggi è stato incredibile, i fortunati sono tanti, aumentano sempre di più, abbiamo anche 2 squalificati per la partita con la Roma, ma come abbiamo fatto dal primo giorno non ci piangiamo addosso e andiamo a giocarci l'ultima partita. E il futuro del mister? Il futuro del mister è la partita con la Roma, io sono concentrato oggi su questo lavoro, intanto leggo, mi dicono, mi fanno, ma il mio futuro è solamente quello di portare a termine un lavoro straordinario e poi vediamo. Il mister ha dato le motivazioni anche oggi in una partita, come diceva lei, lo scorso mercoledì, dopo aver alzato al cielo la quarta coppa consecutiva, quindi hanno avuto veramente un approccio positivissimo, una personalità, questi ragazzi, come ha detto lei, per tutta la stagione. Quindi il mister, abbiamo detto che c'ha comunque lo zampino, perché
ha messo in campo non solo a livello tecnico ma anche a livello mentale, una squadra vincente. Sì, questa è la soddisfazione più grande, perché i ragazzi hanno, oltre a una, hanno migliorato la qualità tecnica, tattica, hanno migliorato lo spirito, la voglia di voler vincere. Oggi erano, quasi piangevano. Comunque sia, dopo tutto quello che hanno fatto, vuol dire che stanno dentro, che ci tengono, che vogliono, che volevano anche, volevano anche quest'ultimo step che ci manca. Quindi quella è la cosa importante. Io gli dico sempre a loro che poi per cercare di diventare dei giocatori professionista, oltre alla tecnica, alla tattica, tutto quello che vuoi, ci vuole una mentalità, ci vuole un'attitudine, uno spirito e un cuore che non si compra, non lo vai a comprare nel mercato invernale, nel mercato estivo, quello lì ce lo devi avere dentro, e loro hanno il tempo e tutto per farlo crescere, per farlo diventare un qualcosa che per loro può essere un valore aggiunto. Abbiamo battuto la Roma, la potremo battere anche la prossima settimana. Sì, noi abbiamo battuto quasi tutti, quindi possiamo farlo, non è facile, a Roma avete visto che campionato ha fatto, quindi non è facile. Grazie. Posso, grazie.